Nello scorso episodio di Tricase sotto la neve. Un'ardua salita. Quante scuole sono? Parecchie! Accendi la luce! Preparatevi ad un tappeto di cacchie! Ramo vendetta! Verso il paradiso sopra la città. Oh mio Dio, è opacca! Ah sì! Sarebbe nel mondo! Non si vede niente! No, Andrea! Lo trovate nelle schede in alto a destra o in descrizione. Mentre nel secondo episodio di Tricase sotto la neve non è successo granché, sono dei paesaggi tricasini molto belli da vedere, quindi guardatelo lo stesso, lo trovate ancora una volta in alto a destra o in descrizione. E via con il video, terzo episodio. Quanti ne abbiamo oggi? 10, no? Martedì 10 gennaio, la neve si è quasi sciolta, siamo al secondo giorno di vacanza prolungata perché hanno chiuso le scuole e domani le chiuderanno ancora, quindi 3 giorni in più, la neve si è quasi sciolta, ma noi ne stiamo approfittando oggi con Rocco, che ha lo slittino dell'unica persona che vuole uscire, per provare a slittare un po'. La salita è questa, ma la neve sembra essersi già sciolta. Abbiamo deciso di abbandonare l'idea di andare con lo slittino e ci stiamo avventurando in questo sentiero che ma è già stato esplorato da qualcuno perché ci sono le impronte, e vediamo un po' cosa ci nasconde. Tutte nelle mutande. No, intanto le zippe non sono la scelta migliore per la neve. Direi che abbiamo fallito il pupazzo di neve. Non stiamo trovando alcun divertimento in giro, quindi torniamo alla discesa di prima, dalla quale mi sono quasi sfracellato, e vediamo se riusciamo a fare qualcosina. Filmo in diretta la mia caduta. No, no, lo spacco. Lo spacco. Abbiamo trovato un altro punto dove scivolare. Io sono il primo, vediamo cosa succede. Mi sono già incastrato. Ecco. Non so perché. Credo che questo sarà comunque l'ultimo giorno di neve intensa e credo che sia l'occasione per chiudere qui la serie di video. Quindi, se vi è piaciuto, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e ci vediamo venerdì prossimo alle 14 su MD, la tua droga quotidiana. Ciao.